sul territorio ternano, sotto il 10% Alternativa Popolare, territorio provinciale poco più del 5%, base regionale sotto il 2%. La domanda è scontata e credo anche la risposta. Non è soddisfatto di questo esito, immagino. No, la domanda è scontata, la risposta no. Io lo vedo in maniera totalmente contraria. Un partito che un anno fa non esisteva e che non va confuso con il sindaco di Terni. Perché vede, il sindaco di Terni si chiama Stefano Bandecchi e quando si è votato per il sindaco di Terni si è raggiunto il 54, non mi ricordo per cento, perché c'è stato un ballottaggio e perché si sceglie un uomo. E quindi si è scelto l'uomo Bandecchi in quell'occasione, tant'è vero che moltissimi voti, quasi 4.000, mi arrivavano dalla sinistra e ben 2.500 voti mi sono arrivati da Fratelli d'Italia. Quindi le voglio dire, oggi l'andazzo va visto in maniera completamente diversa. Qui non si stava discutendo di Stefano Bandecchi, di Terni o dell'Italia, cosa che io non ho mai compreso. Qui si stava discutendo dell'Europa. E allora, in Europa i ternani hanno votato per il 9,50, 9,49 per Alternativa Popolare, un partito che ha superato la Lega, un partito che è arrivato a 2 mm da Forza Italia, un partito che è arrivato. In che senso? Ah, sopra Forza Italia? Allora non lo sapevo. Se siamo arrivati addirittura sopra Forza Italia, cambia tutto. Poi siamo arrivati al pari o comunque un punto sotto, forse dei 5 Stelle. E se mi permette, a livello, oltretutto con un grande aggravio, me lo deve perdonare, che a Terni, l'unico posto dove ci hanno visto lavorare, i ternani hanno votato per quasi il 10% con il rischio di vedersi andare via il sindaco. Io sapevo già che il sindaco non sarebbe andato via, perché noi siamo a macchia di leopardo, abbiamo fatto un esperimento nazionale senza un'organizzazione nazionale. Ho sempre detto pianteremo insieme, quindi se mi permette, a Terni un grande risultato. Apprendo adesso che siamo arrivati davanti a Forza Italia e davanti alla Lega. Mi deve perdonare, un partito che non esisteva vuol dire che Bandecchi ha lavorato divinamente. Oltretutto qui abbiamo rubato il 10% dei voti a una serie di partiti evidentemente nazionali perché noi fino a ieri non c'eravamo, quindi non è che abbiamo rubato lo zero. Detto ciò, quindi su Terni questo è il risultato. Bandecchi è stato premiato, è un dato di fatto oggettivo. Dopodiché che volete che vi dica? Se si arriva a votare per me, rivinco io, senza ombra di dubbio. Come vedete, mi sono permesso di dire anche stamattina, scusate, perché non so chi c'è da festeggiare, ma voi avete il drago in piazza perché l'ha pagato questa giunta e perché i soldi li abbiamo trovati noi e perché sono io che ho messo le cose in fila. Quindi, se mi permettete, avrete una festa fantastica, una cerimonia dietro questo drago eccezionale. Scusate, non c'entra niente alla Ternana, non c'entra niente alla Fondazione, non c'entra niente a Arvedi, non c'entra niente nulla. Senza la giunta e senza Stefano Bandecchi, voi signori col cacchio che avevate in drago. Quindi, punto. Terzo passaggio, nazionale. Beh, mi sono misurato, avete ragione. Io volevo lo 0,5. In realtà, quanto ho avuto? Lo 0? 39. Io sono andato a letto ieri sera alle 10:30, signori. Cioè, non è che io sono cretino, io so costruire imperi. Quindi ho messo un seme di senape, come c'è scritto sulla Bibbia. Adesso lo innaffierò e vedrete che in tutte quelle regioni dove noi non siamo, pensate. In Calabria, mi ricordo, mi sembra che ho preso lo 0,89, una cosa di questo tipo. Ho preso l'1,80, mi sembra, in Umbria. Scusatemi, non cominciate già a tremare? Cioè, io ho sempre detto, noi iniziamo a piantare il seme e poi cominciamo a camminare. La nostra organizzazione territoriale non esiste. I 100.000 voti, 90.000 voti che ho preso, sono stati voti dati a Stefano Bandecchi, cari signori. Tant'è vero che ho preso le preferenze di quasi tutti i voti che sono stati dati e quelli che non sono stati dati. E ricordatevi una cosa importantissima a livello nazionale. Non c'era il nome Stefano Bandecchi, non c'era come il nome la Meloni, la Schlein, Tajani. Salvini, il mio nome non stava da nessuna parte, me l'hanno fatto togliere. E quindi anche questa è un'altra cosa. Ricordatevi che tanta gente che è rimasta a casa non sapeva nemmeno che si andava a votare. C'erano alcune persone in tante parti d'Italia che l'ultimo, cioè a me ieri mi ha telefonato un amico dalla Puglia che mi ha detto: "Ma scusa Stefano, ma tu sei alle elezioni?" Quindi che cosa vi devo dire? Questi sono i fatti, quindi voi avete una visione che forse avete chiesto, non lo so, a chi, a Cecconi avete chiesto, cioè chi avete avuto, da chi avete avuto queste indicazioni? Da qualche coglione, diciamo, degli onorevoli locali? No, perché
Se hanno detto questa cosa vuol dire che non ci capiscono un cazzo. Se lo prendessero loro il 10%, se volete mi dimetto, domani si va a votare e vinco. Cosa Stiamo a giocare. comporteranno le dimissioni dell'agnello? Una scelta personale dell'agnello che ha litigato con un altro assessore. E io che vi devo dire? Non ci voglio manco entrare. Certo, ci sono molti testimoni. Non c'è nessun sessismo da parte dell'assessore. Questo mi dispiace. Ma Che parliamo ogni... di cardinali o di qualcun Parliamo di altro? cardinali, guardi. Ogni donna che oltretutto ha un problema qui la butta sul sessismo e ogni donna la butta sulla violenza sessuale. Sto cazzo, lì c'erano altre donne. Scusate, lì c'erano anche altri due assessori. Così a freddo, avete visto violenze sessuali? Avete visto violenze, turbamenti? No, no, hanno detto di no. E allora io che cacchio vi devo dire? Cioè, noi abbiamo scoperto che la signora Agnello era incinta. L'abbiamo scoperto dalla stampa. Io ho parlato con l'agnello giovedì e gli ho detto: caro agnello, se si deve dimettere, dato che girano queste voci, lo faccia adesso, anzi lo faccio io, la tolgo dall'impiccio e le dico ciao. Agnello mi ha detto: no, non c'è problema, rifletterò. E c'è un articolo che è uscito stamattina, io apprendo che è incinta, che è uscito un articolo. Io non vorrei diventare sessista, ma queste sono cose evidentemente di basso modo e di bassa... livello. In ogni caso non cambieremo assessore, abbiamo un assessore onnipotente, venga qua, la voglio vedere, venga Diapadre si prende l'ambiente quindi da qua. oggi? No, l'ambiente resta a me. Ah, se lo prende Sì, l'ambiente. animali e ambiente restano a me, perché mi sono rotto il cazzo di tutte le associazioni locali sugli animali, le piace, mi sono rotto il cazzo. E io lo posso permettere di dirlo, ho 10% a Terni e non c'avevo nulla, e sono avanti a Forza Italia, alla Lega e a tutti gli altri, e c'ho ora lo 0,39 in Italia che non c'avevo, 100.000 persone che stanno con me, è un esercito, signori, e comincerà ad andare avanti, perché a me non mi hanno fatto andare in televisione, non mi hanno fatto parlare sui giornali, non mi hanno sondato, non hanno voluto il mio nome. Scusate, signori, c'è qualcosa che non va per questi signori. Lui invece si occuperà del verde e di tutto l'ambiente, o meglio, del verde. Io, e quelle strade già ce l'aveva, io mi occuperò dell'ambiente perché noi non abbiamo venduto il nostro culetto, come detto l'agnello, all'asta, non gliel'abbiamo mai venduto. Noi siamo qui e come abbiamo sempre promesso, ci sarà a Terni l'acciaio e ci sarà meno inquinamento. Noi siamo sempre stati chiari. Quindi l'ambiente me lo tengo io perché ci ho avuto un certo giramento di palle. Per quanto riguarda i cani, uguale, perché qui tutti stanno a rompere le palle. Noi li vogliamo dare via, sti cani, e li vogliamo dare in adozione. Per noi, chi si vuole prendere i cani, deve prendersi i cani, perché la città di Terni non può spendere 2 milioni l'anno per dare da mangiare a dei cani di qualche idiota che se l'era comprati, che poi li ha sperduti e che poi manco li cura. Se troviamo le famiglie che vogliono i cani anche quando sono malati, noi glieli diamo. Quindi oggi sarò io, evidentemente darò la delega, oltretutto, come si chiama? Sì. A Elisa D'Amico. Elisa D'Amico mi darà una mano e quindi vedete che i cani vanno via, li porta anche in macchina in tutto il mondo, anche in tutta Europa. Detto questo, stiamo tutti a posto. E a chi vi dice che c'è stato un problema? Rispondeteli sì, c'è stato un problema, signori, un problema loro, perché le 100.000 persone che hanno votato per me sono tante e io rispetto sempre i miei impegni. Siamo solo all'inizio, signori, l'inizio. E Dio disse, da qui si inizia. 7 giorni, Quindi il arrivederci. progetto Prego. politico a livello locale e nazionale va avanti, perché è un popolare. Ma mi scusi, io glielo ripeto, ma lei con chi pensa di aver a che fare? Io fra 3 anni e 4 mesi manterrò il mio impegno. Ora ho 3 anni e 4 mesi, non sto a giocare. Io manterrò il mio impegno, non fosse altro per quelle 100.000 persone oggi che mi hanno votato, ma anche perché vedo che dove vado, vedi Terni, mi sono già arrivato al 10%. Ho già superato Forza Italia e Fratelli d'Italia. Cioè, mi permette, scusi, Forza Italia e la Lega, ma Fratelli d'Italia ci arrivo tra breve, non si preoccupi. Cioè, il problema è dove vado a lavorare e dove vado a fare le cose si vedono. Ma lei ha visto il discorso di adesso? Sono diventati alcuni rossi, alcuni violacei, ma la verità è questa, potete diventare anche gialli. Senza di me il drago, signori, non ce l'avevate sulla maglia della Ternana. Punto. Questi sono i fatti. C'è gente che chiacchiera e gente che fa. Io siamo a metà anno, c'ho un pacco di No, milioni quattro ancora. anni ancora. Siamo a metà anno. C'ho un pacco di milioni in tasca ancora per il comune di Terni da spendere. Cioè, signori cari, ma quando l'avete vista una Terni così? Ora saranno distribuite le altre statue, ne sono state già ordinate altre 6 perché Terni evidentemente diventerà più vivibile, diventerà più bella. Queste sono le cose, signori, che si fanno. Io lo so che tutti hanno la fretta di dire mettiti a piangere,
Ma per vedere piangere me, signori, speriamo mai, perché io immagino solo il giorno che succedesse una disgrazia molto grande. Poi qui non c'è niente da piangere. Cioè, io ho cominciato un percorso, sapevo perfettamente come sarebbe andata. Noi in Liguria non ci siamo, in Piemonte non ci siamo, in Lombardia non ci siamo, in Veneto non ci siamo, in Abruzzo non ci siamo. Signori, noi siamo qui e in piccola parte in Calabria. E il risultato nostro arriva da queste parti. In Umbria quello che c'è, in Calabria il resto. Certamente abbiamo da fare, ma di cosa ci dobbiamo preoccupare? Io mi sarei preoccupato se fossimo arrivati al 10% in tutta Italia. Dice, come reggi questa cosa? Io sono estremamente sereno. Sono contento che tutti siano attenzionati al fatto di quello che è successo. Se non fossi stato sereno, ieri sera alle 10:30 non sarei andato a letto. Ho spento anche tutti i cellulari. Stamattina mi ha detto lui, ho telefonato, cercavo di sapere qualcosa da qualcuno, perché sinceramente non sapevo nulla. Sono dispiaciuto perché volevo arrivare allo 0,50, invece sono arrivato allo 0,39. Questo sì, quegli 11 punti, cioè quegli 11 punti un po' mi danno fastidio. Ma è un dettaglio, capite? È un piccolo dettaglio. Perché voglio arrivare allo 0,50? Perché sarebbe stato 125.000, perché hanno votato circa il 40%, meno. Quanto hanno votato? Il 50%? No, 50%. Quindi hanno votato 26 milioni, non mi sarebbe bastato, ci volevano 130.000. Non sarei stato soddisfatto uguale, ha visto? Punto. Ma questo è il resto, va avanti, signori. La vita è quello che si fa. Preoccupatevi che a Terni un partito inesistente è arrivato al 10%. Ah no, scusate, 9,49. Arrivederci. Ecco, questo cambia qualcosa, diciamo, in ottica regionali? In ottica regionali vinciamo sempre noi. Ci abbiamo il nostro candidato in maniera tranquilla e serena, ora cominciamo la nostra campagna e vedrete che partiamo da questo 9,49. L'Italia, l'Umbria non è l'Italia, ci abbiamo 5 mesi per girarla porta a porta, casa per casa e per ricreare la nostra organizzazione. Questa è l'unica grande verità. In più, siccome ora abbiamo lo 0,39 a livello nazionale e siccome esistiamo anche a livello nazionale, non ci possono più nemmeno stare a rompere scatole che non ci fanno chiacchierare. 2 mesi dove la Meloni ha parlato tutti i giorni, Tajani 45 minuti, Salvini per ore, hanno dato spazio a tutto, noi non siamo proprio stati considerati. Vergognosa sta cosa. Invece a livello regionale vedrete che saremo considerati da voi giustamente come giornalisti e vi ringrazio, dalle televisioni e dal resto. Quindi i giochi sono nuovi e sono diversi, cioè qui si parla e ci confronteremo e vedremo chi vince. E l'esperienza fatta qua a Terni si porterà nelle case di ogni persona. Non è più una cosa che fa ridere, una cosa è dover lavorare a livello nazionale. L'Umbria ce la prendiamo noi. Altre domande? Un'ultimissima cosa. Prego. Le priorità rispetto a quei milioni che diceva parecchi in tasca ancora, sì, da spendere per la città di Terni? Sì. Le priorità? Ma le priorità sono quelle che conosco tutti i ternani, abbiamo delle strade che fanno schifo, noi dobbiamo metterle a posto, adesso per questo abbiamo dei soldi da parte, perché non ci siamo fatti prendere la mano per spenderli in cose che non, cioè che non servivano a niente, non ci siamo messi a fare piste ciclabili. Quindi il ragionamento è, ora abbiamo comprato questo camion che ci aiuterà a tappare le buche, 200 buche al giorno, 6.000 buche al mese, 72.000 buche all'anno, e quindi sarà un grande lavoro. Comincerà la nostra squadra di lavoro, credo, a luglio? Sì, appena fatto l'assestamento di bilancio, okay, ci saranno 6 assunzioni. Va bene, a luglio cominceranno a fare il corso di addestramento per utilizzare questo camion che ripara le buche. Le buche vorrebbe dire marciapiedi, buche, tutto a caldo, tutto fatto con un impianto bellissimo, e lì Terni risolverà la sua... Pensate, con 50.000 euro faremo il lavoro abbiamo fatto con 600.000 euro fino ad oggi, senza concludere una mazza, perché fino ad oggi di più, peggio, abbiamo speso un sacco di soldi per mettere il cemento a freddo, invece questo potrà fare sia le righette sia le cose, quindi abbiamo risolto un punto e lì saranno spesi dei soldi. E poi speriamo arriveranno in fretta le attrezzature per fare il resto delle strade e i soldi sono destinati a questo. Quindi noi sappiamo bene che lì c'è, come dire, un problema. Io ci cammino per queste strade, quindi lo vedo, non ce l'ho tanto a capello, però le metteremo a posto. Ed ecco qui il modo diverso di gestire le cose. Stiamo trovando i soldi per tutto quello che serve, comprese queste buche. Signori, se a Terni ci hanno dato in un partito che non esisteva il
10% per delle elezioni europee dove a Terna hanno votato il 40% delle persone, voglio ricordarvi anche questo. Cioè un partito che non esiste gli hanno dato il 9,49%. Di che mi devo lamentare? Cioè credo che sia una cosa colossale. Nel posto dove sono, sono il terzo, il quarto partito. Il quarto, il terzo me lo mangio tra poco appena faccio le strade. Se avessi avuto prima l'attrezzatura per le strade, perché qui fare un lavoro è complesso, ma noi in un anno stiamo parlando, perché non è che siamo qua da 20 anni, e non sto promettendo nella prossima legislatura, sto dicendo ora iniziano i lavori. Se avessi già potuto fare le strade come speravo 4 mesi fa, oggi prendevo il 15%. Cioè, e quindi c'era da preoccuparsi molto per chi viveva qua. Cominciate a preoccuparvi perché state le fasi. Ma quindi c'è il cantiere del Verdi. Il Verdi è un problema della vecchia giunta che ha fatto una porcata incredibile. Il Verdi fa schifo per come verrà realizzato. Il Verdi è un casino. Per me ora un giorno o arrestano tutti o vedremo di cambiare cosa, perché io sono in ritardo in una maniera incredibile questi del Verdi. Quindi io non so proprio come si debba andare avanti col Verdi. So che sono incazzato come un animale perché non c'è più nessuna giustificazione. È un progetto che ci siamo presi e come tutte le cose che ci siamo prese vanno avanti a 2 all'ora. Abbiamo escurso quella fiduzione che nessuna giunta per 17 anni aveva preso. È stato avviato il procedimento. Quanto pensano di darci questi soldi? Fra 7-8 giorni parte la rifiuta. Perfetto. Detto questo, si spera e ci si augura che l'assicurazione sia seria, che ci paghi quello che ci deve pagare per andare avanti con dei lavori. Perché vedete, la concussione che in questa città c'è con degli elementi di destra e di sinistra, e parlo di politica, parlo di PD, parlo di Fratelli d'Italia, parlo di Lega, parlo di Forza Italia, la concussione che c'è tra il mondo dell'impresa e la gestione comunale delle ultime 2 giunte fa abbastanza schifo. Detto questo, noi stiamo cambiando questa regola con il BEN 9,59 per le europee. Se volete andiamo a votare per sindaco, vediamo se vinco di nuovo. Un'ultima cosa, in vista delle regionali prevede qualche alleanza oppure rimarrete da soli? Guardi, in vista delle regionali momentaneamente non ho previsioni di alleanza. Certo, direi a Renzi e a Calenda di darsi una svegliata perché vogliono rappresentare il centro e mi sembra che dopo tutti gli anni che hanno vissuto, dopo tutti gli accordi che hanno fatto, non hanno brillato particolarmente. Il mio 0,39 vale più del loro 3,6 con almeno 3-4 partiti tutti insieme, cioè io li vedo un po' in difficoltà, forse hanno bisogno di un leader. Altre domande? Sindaco, sì, valuta un ingresso nella società della Ternana, ne parlava una quota minoritaria. Il presidente ci ho parlato, non me lo dà perché ha paura che poi tutti dicano in città che comunque noi daremo una sponsorizzazione. Sì. Grazie. Grazie mille. Grazie.